Allora, mio marito gli ha fatto la brace, gli ha fatto il pollo, gli aveva fatto il pollo, la mia mamma aveva stato i tortellini. E a me che mi resta da fare? Rio per mare! Guarda, guarda, guarda! Guarda che bellezza! Guarda. Ah, ho fatto anche la polenta. Polentina. Andati. E io mentre rigoverno mi guardo l'ultima puntata di Mentre ero via. Fabrizio! Vabbè. Fermo! Fermo, fermo! Fermo! Metti la tasca, ma cosa stai facendo? Stacco! Benissimo! Sei sicura che i tuoi parenti hanno capito bene chi sono? Beh, mia mamma lo sa benissimo chi sei. E alla fine è l'unica che mi interessa davvero. E poi è stata zia Barbara a chiedermi di invitarti, ho insistito tanto per conoscerti. Dai, direi che può bastare, no? Tranquillo. Ascolta, avrei bisogno di parlarti. Vieni, ti accompagno a casa e ti do un passaggio con la macchina. Veramente la stavo portando alla fermata. Comunque, ok. Ci vediamo dopo. Senti, ti chiedo scusa, non voleva essere un rapimento. Volevo solo chiederti se hai visto tua madre stamattina. Sì, un attimo, sono uscita prima di lei. Hai notato qualcosa di strano, di diverso, non so, qualcosa che non fosse come al solito? No, non mi sembra, no. Però l'ho vista poco, stamattina è tornata tardi. Veramente no. Hai per caso sentito litigare con tuo zio, con tuo nonno, con le No, sorelle? Stefano, ma perché me lo stai chiedendo? Perché tua madre è cambiata, sai, non è più la stessa, stento a riconoscerla. Ho pensato allora che magari stesse male, che le è successo qualcosa. No, no, non sta male. E non mi sembra che sia successo niente di particolare. E comunque anche a me adesso sembra molto diversa da quella che era. E ogni tanto lo fa, hai bisogno di abituarti. Mi ha mollato, Sara. Non vuole più vedermi così all'improvviso, senza un motivo, senza una spiegazione.